Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio podcast. Questa è la puntata 1, quindi iniziamo ufficialmente a parlare un po' di cicloviaggi e di cicloviaggiatori qui sul mio podcast. Vi ricordo che oltre al podcast mi trovate anche su Instagram, YouTube, Telegram, sul mio sito web pietrofrancese.com, però io ho già parlato troppo, quindi è il momento di presentare l'ospite di questa puntata, che è Fabio. Ciao Fabio. Ciao ragazzi, ciao Pietro. Ovviamente qua stiamo provando a... è tutto in divenire, certo. Quindi questa è una prova ancora del podcast, stiamo provando ad aumentare la qualità puntata dopo puntata, però iniziamo subito a presentare Fabio, che è un cicloviaggiatore molto particolare. Perché? Ce lo facciamo dire da lui, insomma. Fabio, presentati, dici chi sei, da dove vieni e soprattutto la tua storia, che è un po' la cosa che mi ha fatto entrare in contatto con te e che ti ha portato un po' qui, quindi sì. Vai. Io allora mi chiamo, appunto, come abbiamo capito, Fabio, attualmente ho 42 anni e sono appassionato di viaggi in bici. Ho iniziato il mio primo viaggio nel 1994 con un amico, andai in Costa Azzurra. Poi sono capitate tante cose, ho fatto sport a livello agonistico, ho fatto Thai box, pugilato e poi nel 2008 ho avuto l'esordio della sclerosi multipla, che mi è stata poi diagnosticata nel 2011. E ho vissuto all'estero dal 2009 al 2011, tornando perché mi ero fatto male a un ginocchio durante un allenamento di Thai box a Londra. Ho vissuto un po' a Londra, tornando ho fatto fisioterapia, nel frattempo ho fatto una risonanza magnetica di controllo e ho scoperto ad aprile 2011 di avere la sclerosi multipla. E quindi le cose sono cambiate, bene sì, ho dovuto rivedere tante cose, innanzitutto sono ritornato a Torino, perché io sono di Torino, e ho iniziato con le cure preventive. Nel 2013 mi hanno cambiato la cura che faceva all'epoca, che era l'interferone, quindi questo farmaco doveva stare in frigo, mi hanno dato il fingolimod, che erano delle pastiglie. A quel punto ho ripreso a viaggiare in bici. E quindi esatto, perché tu in realtà non hai mai smesso di viaggiare in bici. Perché io in realtà la bici l'ho utilizzata dai 14 anni in poi per spostarmi in città. Sì. Poi il primo viaggio l'ho fatto nel 94, che avevo 16 anni, sono andato in Costa Azzurra con questo mio amico. Poi ho fatto ancora un anno, quando avevo 24 anni, ho fatto il Giro della Corsica. Poi ho continuato col mio sport a livello agonistico e nel 2013, appunto, mi hanno, tra virgolette, allungato il guinzaglio, perché mi hanno dato questa pastiglia da prendere, non avevo più bisogno del frigo, ero di nuovo libero, diciamo, certo, tra virgolette, di potermi muovere, e ho deciso di fare Torino-Barcellona in bici. Notevole. E così 1205 chilometri facendo tutta la Costa Azzurra, poi insomma tutta la Francia meridionale, sono passati i Pirenei, sono arrivato a Barcellona e lì ho proprio il mantenimento un po' dei miei sogni, della mia identità. E poi da lì in poi ho continuato a fare viaggi in giro per l'Europa, quindi Non ti sei di fatto mai fermato? No, assolutamente no. Io ho continuato sempre con lo sport. Esatto. Naturalmente il tempo che ho girato ho dovuto diminuire, perché io ho spasticità alla gamba, la sclerosi, certo, multipla mi ha colpito prevalentemente il midollo, quindi ho questa problematica della spasticità, quindi la muscolatura involontaria che non si decontrae più. E quindi soprattutto quando sto fermo, la mia problematica è maggiore quando dormo la notte, mi sveglio al mattino, ho le gambe rigide, quindi devo mettermi lì, fare lo stretching, la ginnastica per l'equilibrio, sì, oppure quando sto tanto seduto, quindi queste sono le problematiche maggiori che avverto. Il movimento della bici, per fortuna, mi aiuta, perché è un movimento ciclico, continuativo, che mi dà la possibilità di avvertire meno spasticità. E tra l'altro, diciamo che negli anni, come ti ho detto prima, davanti e gustandoci questa birra, la bici all'inizio è stato un mezzo per spostarmi in città, quando ero un ragazzino, avevo 14 anni, poi è diventata una passione. Adesso possiamo definirla proprio uno stile di vita e un prolungamento delle mie gambe. Certo, quindi la bici da mezzo e passione che era, in realtà si è rivelata anche essere qualcosa di più. Sì, questo, molto di questo, più. Questo è bellissimo, perché oltre a permetterti di viaggiare, ti ha permesso di continuare a fare quello che facevi. Esattamente. Quindi a tenerti sempre
indipendente, sì, ma appunto ti ha... a vivere delle emozioni forti, perché io la cosa che mi manca magari è l'adrenalina che potevo provare quando facevo downhill, perché ho fatto anche per un po' di anni downhill, oppure i match sul ring, sì. Però quella emozione si è trasformata ed è diventata qualcosa di diverso quando magari viaggio in solitaria, in giro per il mondo senza organizzarmi nulla, perché poi è un po' il mio spirito questo. E poi ho avuto nel 2016, quando ho accettato la malattia, perché comunque quando scopri di avere una malattia come questa, è come sei come un'auto ai 180 all'ora in autostrada a cui viene tirato di colpo il freno a mano. Giri su te stesso, ti vengono mille dubbi, crisi di identità. Certo. Mi sono fatto aiutare dallo psicologo, perché oggettivamente ho avuto un bisogno di avere qualcuno che sapesse come aiutarmi a capirmi, ecco, anche. Ecco, visto che c'è anche tanta ignoranza anche da parte mia, l'abbiamo scoperto mentre bevevamo questa famosa birra, spieghiamo la differenza tra la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica, perché certo, appunto quando uno sente sclerosi già dice ok, è quella cosa lì, però in realtà c'è anche la sclerosi multipla, che è una cosa, sì, completamente diversa. Quindi allora, se riesci semplicemente a spiegare qual ci è provo, la differenza. Io non sono un medico, però più o meno dalla mia esperienza, io adesso dal 2008 a oggi sono 11 anni. Allora, sì, la SLA colpisce i neuromotori. Diciamo, okay, che è una malattia che comunque, da quello che ho capito io, colpisce comunque la muscolatura ovviamente e soprattutto la parte respiratoria. E infatti è poi molto aggressiva, diciamo, molto che aggressiva. Il decorso è molto veloce, si parla di 4 anni, 6 anni, che e non ci sono cure, non ci sono cure, diciamo, ufficiali che riescano a fermarla. Io purtroppo ho un caro amico che ha scoperto all'età di 60 anni quasi di avere la SLA, sta lottando come un leone, e anzi, cioè, devo dire che è un esempio per me, perché sta lottando come un leone, è un organizzatore di eventi sportivi, certo, però oggettivamente comunque è una cugina della sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale, quindi encefalo e midollo, e cerco di spiegarla in maniera più semplice, sì, possibile, modo per che quello, tutti per possono... quello che io, che per le mie conoscenze, ripeto, sì, non sono un medico. Sì, sì. Diciamo che il sistema immunitario sfora la barriera encefalica, quindi entra all'interno dell'encefalo, ecco, dove c'è appunto il cervello, e lì non dovrebbe stare, sfora questa barriera encefalica ed entra a contatto con appunto l'encefalo e il midollo e riconosce la guaina melinica. Che cos'è la guaina melinica? Pietro, la guaina melinica è, come avete presente, un cavo elettrico, sì, la guaina che ricopre un cavo, la guaina melinica ricopre i nervi, okay, e serve per la conduzione nervosa. Quindi la conduzione nervosa è quell'impulso che noi pensiamo, alzo il braccio, l'impulso che passa dal cervello all'arto, al, okay, braccio. Chiaro. Colpisce questa guaina melinica e gli forma dei buchi, come immaginate una strada con delle buche, la macchina rallenta e il segnale rallenta, poi una buca oggi, una buca domani, il segnale è sempre più lento, e poi la problematica è legata al fatto che, perché è degenerativa, perché sotto la buca c'è il neurone, che serve appunto, okay, per i collegamenti, e questo neurone soffre perché la guaina serve a far passare il messaggio, però serve anche a, come una coperta calda per un pulcino, diciamo, serve per accudire il neurone. Certo, protesi, se la coperta non c'è più, certo, il neurone soffre, è scoperto, e quindi col tempo muore, e a quel punto l'informazione non passa più in quel, okay, punto. Questa è la sclerosi multipla, detta molto, in maniera molto, diciamo, come dire, semplificandola molto velocemente. È già più chiaro, perché appunto una cosa che ci tenevo a fare è fare anche una sorta di informazione. Ci proviamo. Ci proviamo, perché io, ripeto, non sono medico, è tutte cose che ho imparato sulla mia pelle, nel vero senso della parola, facendo le, certo, visite mediche, certo, poi leggendo molto, perché poi naturalmente dici... Cioè, un avversario è come quando gareggiavo, no? Se tu sai come il tuo avversario, te lo studi, vedi che magari è un mancino, oppure vedi che uno che calcia molto di destro, allora ti prepari un match pensando alle contromosse, no? Certo. Quindi io cosa ho pensato? Io ho questa malattia, la spasticità,
per fortuna nel mio background c'è lo sport a livello agonistico, quindi una mentalità e una conoscenza del proprio corpo, lo stretching, io quindi sì. Questi muscoli rigidi, mi alzo al mattino, so come fare stretching, mi conosco e quindi sto cercando di prendere le misure, no? Dico, tu mi vuoi limitare nella mia vita, io invece faccio di tutto per mantenere la mia identità e con delle contromosse, cercando di anticipare, quindi anche con i cambi terapia, quello che tu potrai farmi, e cerco di, è un match lungo questo, ma ogni, io l'ho anche scritto nel blog in 160cm.it, sì. E ho anche scritto, è proprio un match, quindi lei deve sapere che quando va all'angolo in quel minuto di recupero deve aver paura di scontrarsi, come deve sperare che quel minuto duri il più a lungo possibile, perché si sì. Deve stancare. Lei prova a fermare le mie gambe, io invece le mie gambe le utilizzo per viaggiare, per muovermi, per farvegli vedere a me stesso per primo e a lei che per quanto lei si impegni sarà un match duro, lungo. Sì. E la mente, come mi ha scritto il fisiatra quando sono arrivato nell'ultimo viaggio, ho fatto Barcellona a Tarifa, quindi sono arrivato allo stretto di Gibilterra e gli ho mandato una foto al fisiatra Campagnoli delle Molinette e lui mi ha scritto la mente che va oltre il corpo, perché la nostra mente ha delle capacità, il pensiero positivo, adesso magari c'è chi non ci crede, però in realtà sì, in realtà ti aiuta tantissimo. Le profezie autoavveranti, se tu pensi prima di salire su un ring andrò giù, è facile mentalità, che tu vada giù. Questa è mentalità. Infatti, nel senso, ne abbiamo parlato anche prima, tu sei sempre stato sportivo, hai sempre fatto anche sport agonistici e sport come contatto, la box, sì. E la Thai box, dove anche la disciplina è molto importante. Assolutamente. Quindi, quanto ti ha aiutato la disciplina a combattere questa sfida lunga? Perché il fatto è quello, cioè la costanza e la disciplina sono le armi che ti hanno aiutato di fatto, ti stanno aiutando. Sì, esattamente, perché io sono, penso l'esempio, comunque chiunque faccia uno sport a livello agonistico seriamente, a un certo livello, per andare oltre i propri limiti deve impegnarsi con rigore, mantenere una sì. dieta, fare gli esercizi, provare le cose mille volte. Io non sono mai stato un talentuoso, quindi per riuscire a fare degli schemi, per avere degli schemi, le combinazioni giuste al momento giusto, per acquisire i tempi corretti di reazione, dovevo provare le cose centinaia di volte, perché far sì che diventasse sì. un automatismo, e nel momento del bisogno, quindi in gara dove è tutto accelerato, dove devi, è uno sport di situazionale quello che ho fatto io, perché tu hai un avversario e ogni volta ti devi abituare all'avversario nuovo, quindi non è una cosa ciclica, sì, non è una roba, no, ti devi abituare, non è uno schema, non cioè è tu... uno schema, devi avere degli schemi dentro esatto. di te che attui senza per pensarci, abituarti a rispondere. Per rispondere nel momento giusto con la tecnica migliore, tu sì. devi studiarti l'avversario, come in questo momento io studio la sclerosi a modo mio con gli strumenti che mi vengono forniti. E per capire come meglio, io so che al mattino ad esempio mi alzo, ho le gambe rigide, so che la cosa migliore che posso fare è fare stretching e fare un determinato tipo di stretching. Io ho il soleo, che sarebbe la parte dietro dove c'è il polpaccio che tende a contrarsi, e quindi so che io devo portare il piede a martello, non so se riesco a spiegarmi. Sì, il piede a martello. Quindi portarlo verso di me, perché questo muscolo devo cercare di allungarlo il più possibile, mantenerlo lungo. Quindi magari faccio le scale, poi mi fermo su uno scalino e allungo il polpaccio. L'esercizio. E quello mi aiuta. E mentre pedalo ho tolto gli attacchi, perché io pedalavo con degli attacchi, prima sì. li ho tolti, perché così quando sono in salita riesco a sfruttare di più la punta del piede e spingere okay. indietro e allungare il polpaccio. Sì, quindi ho dovuto adattarmi certo. per combatterla, e lo stesso lo fai quando gareggi, quindi quella è una forma mentis, proprio una mentalità che hai. Io so che se voglio essere più prestante devo fare gli scatti, quindi preparavamo i cosi che si chiamano fartel, che quindi sono gli scatti con 30 okay. secondi, 20, 25, in maniera tale che il tuo corpo si abitui ad avere recuperi molto più veloci. E questa è, sicuramente mi ha dato anche la mentalità per lavorare per obiettivi, quindi tu devi preparare sì. una gara, è l'obiettivo, fai sacrifici, e oggigiorno tutto questo mi sta tornando utile. Però non è che devi essere un agonista per affrontare la sclerosi multipla, questo è importante, perché molti possono pensare, ma tu sei facilitato, sicuramente, però
ho cambiato il mio modo di mangiare, l'alimentazione è importante. Ho cambiato certi stili di un certo stile di vita. Tempo prima mangiavo molta carne rossa, adesso pochissima e selezionata, perché l'aumento di proteine comunque non fa bene nella sclerosi multipla. Sto notando tutte le cose che stai dicendo, sono tutti piccoli step. Piccoli, sì, negli anni. Piccoli dettagli che però sommati però ancora adesso ti permettono di viaggiare. Sì, farmi 170 chilometri. In solitaria. In solitaria. In solitaria. In solitaria perché, vabbè, quello è caratteriale secondo me, però... È vero, anche tu mi dici che ami viaggiare in solitaria. Ammetto di sì. Poi in solitaria si fa molta introspezione e in una malattia come la mia, che è una malattia autoimmune, quindi in parte c'è... È una malattia dove tu hai una componente genetica che è predisposta e poi c'è un fattore ambientale chiamato fattore ambientale che te la fa scattare, quindi non è detto che magari due fratelli uno ce l'ha l'altro no, e hanno un patrimonio genetico molto simile. Il fattore ambientale l'ho riconosciuto in un forte stress, a me è mancato mio padre nel 2007 e nel 2008 mi è avuto l'esordio della sclerosi multipla, quindi io penso che la testa abbia fatto on, ci sia un tastino dove fai on off se hai una predisposizione genetica, quindi come ho schiacciato on, perché non posso schiacciare off? E quindi da lì mi è partita questa idea, poi come ti ho raccontato prima Pietro, io l'anno scorso non ho viaggiato in bici perché ho fatto una terapia, si chiama alemtuzumab, l'ho fatta con due cicli simile a un chemioterapico, sono terapie innovative, sperimentali. Questa terapia mi ha dato delle problematiche sulla tiroide, sono diventato ipertiroideo, ma è probabile che adesso ritorni tutto nella normalità, ci stiamo provando. Quindi l'anno scorso il 15 giugno sono stato ricoverato alle Molinette di Torino, io sono curato dalla dottoressa Paola Cavalla, che è la responsabile del centro sclerosi multipla di Torino, e mi hanno dovuto ricoverare perché ho perso 6 kg in 10 giorni con febbre e ho avuto appunto, sono diventato ipertiroideo e in questo ricovero poi ho cominciato a assumere il tapazzole, che molti sanno che cos'è, un farmaco che serve per regolare la tiroide. Okay. In questo ricovero ho preso un'infiammazione alle vie urinarie, quindi ho avuto una prostatite fortissima, ho avuto un secondo ricovero perché non riuscivo a debellarla con gli antibiotici, quindi ho dovuto fare settimana di antibiotici, 4 antibiotici in vena per una settimana di fila, più 6 settimane di antibiotico. A quel punto ero sceso a 59 kg, io ne peso 65 di norma, 66 allenandomi, e sono sceso a 59, non avevo muscolatura che mi sostenesse. La dottoressa Paola Cavalla mi aveva parlato già da tempo del dottor Claudio Solaro, che è il responsabile del centro di recupero e riabilitazione funzionale che si chiama Trompone a Moncrivello, che è nel Vercellese. Mi hanno mandato lì un mese a fare fisioterapia per recuperare il passo, perché io avevo parecchie problematiche nella deambulazione. Ho fatto, grazie allo staff e al dottor Solaro, che sono stati, diciamo, che si sono messi a mia disposizione, come a disposizione di tutte le persone che sono lì dentro. Però vedendo, gli ho fatto vedere comunque il mio background, il fatto che io già facessi stretching, mi hanno fatto una visita molto accurata, mi hanno lasciato una stanza perché c'era la possibilità in solitaria, mi hanno prestato il tappetino anche la sera per fare stretching e quant'altro al mattino. Ho fatto 6 ore di fisioterapia, quindi oltre il preventivato, perché erano 3 ore al giorno, ogni giorno, 6 ore di fisioterapia. E lì, come ti dicevo prima, Pietro, il dottor Solano ha fatto uno studio sulle onde d'urto radiali. Esatto. Che è un... Dopo ne voglio entrare nel merito di questo, che è un metodo sperimentale. Sì, esattamente. E dopo ne parliamo in modo in approfondito. Prima ho notato, ma anche adesso mentre parliamo, che tu con questa malattia hai un rapporto, cioè le dai anche lei, cioè la chiami lei. Non ti spaventa per niente, manco per un cazzo. Ma scusa il termine, so che è un termine un po'... Dillo, qua puoi dire tutte le parole che vuoi. Un po', come dire... Sputa. Un po' impolite, me la può succare. Me la può succare, diciamocela tutta. La sclerosi multipla la può succare, ma non solo a te, a tutti. Ma la testa, perché io adesso sto organizzando di partire il 6 luglio per la Croazia. E fare poi appunto una raccolta fondi, adesso vi racconterò poi bene insieme a Pietro qual è il progetto, perché ho detto
la mia idea è, io ho una malattia, poi ne ho, gli step sono stati questi. Ho una malattia, sono l'auto che è 180, è stato tirato il freno a mano, i crisi di identità, ho continuato comunque, non ho mai mollato con lo sport, ho ripreso a fare i viaggi in bici e poi ho pensato nel 2016, ok, accettiamola, la malattia, cioè deve passare dalla... Allora, se hai un problema devi accettarlo, un problema, sì, poterlo combattere. È vero. Perché è vero. Finché non l'accetti non riuscirai mai ad avere la serenità e l'obiettività per affrontarlo, secondo me. Quindi io nel 2016 ho detto, boh, voglio parlare di questa malattia perché c'è molta ignoranza, perché voglio parlare dal mio punto di vista che cos'è la sclerosi multipla. Lo vedevo anche al lavoro, lo vedevo parlando con i miei amici. Giustamente se uno non si scontra con uno scoglio di questo tipo, sa che è una brutta malattia, ma non sa che cosa... Pensano, tutti ma fanno poi, l'associazione... Sì, è bravo, tutti, esatto, fanno l'associazione, sclerosi multipla, la carrozzina. Esatto. E invece no, esatto, no, non no. È detto, non è detto, cioè... Può portare a quello, non, cioè, lo so cosa può portare, lo vedo quando vado in reparto, quando faccio le visite, quando sono stato ricoverato a Moncrivello, è stato come per un aracnofobico, sono stato messo dentro una stanza coi ragni e è stata, esatto, chiusa la porta a chiave dietro, esatto, perché c'erano persone con sclerosi multipla in stato molto avanzato, con problemi motori gravi, con problemi cognitivi gravi, quindi ho visto cosa può farmi la malattia. Però ti è servito anche quello? Sì, mi è servito, ho pianto, il terzo giorno ho pianto, ho avuto una crisi, cioè non mi vergogno a dirlo, è stato forte come impatto, tutta gente intorno a me che lottava magari per un ictus a riprendere a mangiare con le posate, sì, gente che è stata bene fino alla settimana prima, poi si è ritrovata magari per... C'era un ragazzo, adesso non dico il nome per correttezza, giusto, però lui... giovane, 20 anni, nel pieno della vita, dove devi iniziare a fare tu le tue esperienze, tumore al midollo, cioè... Ho visto gente veramente stare male, è stata l'esperienza più forte della mia vita in 10 anni di malattia. Io lì mi sentivo, tra virgolette, sano, ero quello che aiutava gli altri a spingere la carrozzina. Cioè, lì ho veramente toccato con mano cosa può fare una malattia in generale, come può essere, come ti può girare di colpo la vita. E ho capito che bisogna lottare, cioè già prima, ma lì proprio ho detto, io adesso dalla situazione devo uscire in qualche modo da vincitore. O comunque lei deve, cioè anche se un domani, quando finirà sto match, deve stringermi la mano e dire complimenti, proprio complimenti, me la sono sudata, come mi è successo in alcuni match della mia vita dove ho perso magari ai punti, però l'avversario mi portava rispetto, perché comunque ha dovuto mettere tutto se stesso per riuscire a strapparmi magari quei, sì, 2 punti a fine ripresa. Cioè la vivo così, la vivo come un match. E a Moncrivello veramente mi è servito, la disponibilità dello staff è stata enorme e lì ho capito che col blog e con la mia esperienza potevo trasformare un problema in un'opportunità. E come, Pietro? Esatto. Proprio attraverso queste onde d'urto radiali. È passata una moto. Sì, nel frattempo, esatto, voi non lo sapete per chi sta ascoltando il podcast, però noi siamo a Milano, nel giardino, davanti al Bosco Verticale, davanti a Gaulenti. Tra l'altro c'è un tramonto pazzesco, non so se l'hai visto qua dietro, ed è fantastico. Però ci sono anche tante moto. Quindi nel frattempo, insomma, passano le moto, ci guardiamo un po' intorno, c'è anche un bel tramonto. Voi che state vedendo il video magari... riuscite a vedere qualche piccola sfumatura, però la ragione per cui ti ho anche invitato qui è per promuovere questa tua iniziativa, sì, che è un'iniziativa secondo me lodevole, perché ovviamente non è solo per te, ma è anche per tutte le persone che possono accedere a questo tipo di terapia. Quindi se riesci a spiegarmela... Sì, quindi lo spiego molto volentieri. Esatto, qual è il tuo scopo? Allora, che cosa vuoi raggiungere, quanto serve per raggiungere e perché? Perché, certo, dovrei, forse questa è la cosa più importante, certo, perché è importante. Allora, io ho avuto, grazie al dottor Claudio Solaro, appunto del responsabile del trompone a Moncrivello, ho avuto l'opportunità di utilizzare queste onde d'urto radiali, specifico radiali perché le focali sono già utilizzate da anni per esempio per le tendiniti o quant'altro. Le onde d'urto radiali utilizzate a una certa frequenza vanno a lavorare all'interno del sistema nervoso appunto centrale, quindi quello colpito dalla sclerosi multipla, e vanno a lavorare sui fusi neuromuscolari. Questi fusi neuromuscolari sono quelli che, diciamo, tendono a lavorare sull'elasticità del muscolo. Quindi in un paziente come me con spasticità, l'elasticità del muscolo è ridotta.
queste onde d'urto hanno la capacità di diminuire questo irrigidimento, questa spasticità. Naturalmente queste onde d'urto hanno un'efficacia per un periodo, poi è soggettivo naturalmente da paziente a paziente, c'è chi reagisce bene, c'è chi reagisce meno, eccetera eccetera, però sono, a differenza di un farmaco, io prendo degli antispastici come il gabapentin, l'Lioresal, questi farmaci non servono tantissimo, poi il corpo si abitua, mentre invece una terapia come le onde d'urto radiali ha la possibilità di essere utilizzata in maniera specifica su ogni singolo paziente, sui muscoli e poi in base a come reagisce il paziente. Io l'ho provata per un mese di fila, ho avuto una diminuzione dei cloni. I cloni cosa sono? Quando il muscolo si irrigidisce tanto, poi tende a tremare. Sono questi tremori, e ho avuto una diminuzione di questi tremori, e una al mattino, che è il momento tragico per me, chiamiamolo così, e ho avuto una muscolatura era più morbida. Esattamente. Quindi già avuto, al mattino. Hai avuto dei benefici? Benefici poi anche non solo miei personali, nel senso che se ne è accorta anche la dottoressa Paola Cavalla, che mi ha poi visitato al ritorno di questo mese di fisioterapia. Quindi a me è venuta l'idea, come ti dicevo prima Pietro, proprio di utilizzare il mio blog e i miei viaggi per fare una raccolta fondi e comprare questo macchinario. Ma perché comprare questo macchinario? Comprarlo io come... perché comprarlo e devolverlo, regalarlo, darlo al centro delle Molinette, quindi l'ospedale di Torino delle Molinette. Perché? Perché ho detto, se l'ho fatto io, la dottoressa Paola Cavalla mi ha individuato come paziente che poteva fare fisioterapia. Sono stato un mese al centro di recupero e riabilitazione funzionale Trompone, appunto a Moncrivello. Lì ho fatto la fisioterapia specifica sulle mie problematiche, utilizzando questo macchinario. Però tornando alle Molinette non c'è questo macchinario. E ho detto, perché non si può creare un asse, io mi faccio da promotore, tra Molinette e Moncrivello, in maniera tale che i pazienti abbiano la possibilità di essere curati nel tempo e aumentare la qualità della vita, quindi avere una vita più soddisfacente, essere un peso minore per la società, tra l'altro, perché una persona che può muoversi liberamente, senza ausili, andare al lavoro, può essere produttiva. In più, Pietro, il discorso è che la spasticità non è una malattia data solo dalla sclerosi multipla, la spasticità è una malattia che può essere generata da diverse patologie neurologiche, da ictus, dai traumi stradali, cioè la problematica è sempre la medesima. Quindi magari su 10 pazienti questo macchinario non funzionerà su tutte 10, magari funzionerà su 6, però quei 6 pazienti avranno l'opportunità di A, non prendere dei farmaci, fare una cura specifica in base alle loro problematiche e avere una qualità della vita migliore. E credo che queste cose, cioè queste terapie debbano essere gratuite, accessibili a tutti, pubbliche. Quindi a me hanno contattato dei centri privati, ma io non voglio che invece di 400 euro ne spendano 100, perché già uno vive una... Si è spenta e scarica. Esatto, scusa, vai avanti. Niente, già uno vive una problematica di un certo tipo, penso che sia, tra virgolette, giusto poter lottare con le armi migliori a disposizione. Esatto. No, e quindi col prossimo viaggio mi sto appoggiando sulla piattaforma GoFundMe per poter fare il crowdfunding. Adesso da lunedì poi sarà disponibile, diciamo. Quindi voi già la trovate in descrizione. Lo metterò video. Poi sul blog su 160cm.it. Esatto, trovate tutto in descrizione, spiegato. Esattamente, anche. Lo metterò perché c'è una parte che si chiama progetto. E lì metterò poi tutto quanto. Ok, benissimo. Nel frattempo voi ovviamente dal podcast non state capendo assolutamente niente, ma ovvio. Stiamo trasmettendo, tra virgolette, registrando, facendo il video in condizioni davvero di emergenza, però va bene così, perché comunque noi siamo cicloviaggiatori e ci sappiamo adattare, quindi e ci adattiamo a tutto. Allora facciamo così, visto che magari prima non si è capito benissimo, faccio un piccolo riepilogo. Allora, in descrizione trovate la raccolta fondi che Fabio sta facendo per un macchinario. E, io ho aderito a questa raccolta fondi
vi chiedo di farlo anche voi, perché è un obiettivo di 25.000 euro, 25.000 diciamo, euro per comprare il macchinario, esatto, che sarà dato alle pubblicamente molinette, all'ospedale pubblico delle, sì, delle molinette di Torino. Quindi non è, non, io non chiedo nulla né per autofinanziarmi per il viaggio, semplicemente, ma è una cosa da dare a tutti, da dare a tutti, perché tutti devono avere l'accessibilità a questo macchinario e poter provare almeno a migliorare la qualità della vita, certo, tutti quelli che hanno spasticità, che soffrono di spasticità per svariati motivi. Secondo me questa è una cosa molto importante, infatti vi chiedo di aderire a questa iniziativa, anche basta pochissimo, insomma l'obiettivo è di 25.000 euro, mi sembra un obiettivo anche facilmente raggiungibile, sì. Se tutti danno anche 5 euro, 10 sì. euro, si raggiunge davvero in fretta e possiamo davvero aiutare tantissime persone. Quindi vi ripeto ancora una volta, link in descrizione, e trovate anche maggiori informazioni sulla tra virgolette esperienza di Fabio nei confronti della sclerosi multipla, anche sul suo sito 165.it, che parla anche dei suoi viaggi. Quindi finalmente siamo arrivati alla parte clou, alla parte che interessa a noi cicloviaggiatori e bikepackers, esatto, incalliti. Insomma, dai, parliamo un po' dei tuoi viaggi, perché anche perché faccio una piccola parentesi, certo, da quello che ho capito parlando con te, tu la vedi molto come una sfida, no? Questa che tu hai con la sclerosi multipla, la vedi anche molto come un rapporto quasi diretto che hai con lei, sì, quindi è una sfida personale, ma che comunque hai imparato a combattere, hai le armi per combatterla, e quindi un'arma per combattere, abbiamo detto prima, è il viaggiare, viaggiare in bicicletta, cosa che a te appassiona davvero moltissimo, sì, da tanti anni anche. Tu hai iniziato a viaggiare quando, nell'anno in cui io sono nato, pensa, quindi insomma, davvero, mi fai sentire vecchio, però adesso, a parte gli scherzi, sì, il mio primo viaggio, come ho detto prima, l'ho fatto nel 1994, avevo 16 anni con un mio amico, carissimo, grande, amico, col quale sono ancora un'amicizia trentennale, siamo come un fratello acquisito ormai, anche di più forse. E con questo viaggio hai fatto davvero tantissime esperienze. Sì, siamo andati in un giorno, siamo partiti da Torino e siamo andati in Costa Azzurra, perché lui all'epoca aveva una fidanzatina lì, e la mamma aveva un bilocale a Beaulieu, e quindi siamo andati lì, poi abbiamo dormito 10 giorni in spiaggia, poi siamo buttati lì, abbiamo lasciato le bici in garage, e quella è stata la mia prima esperienza di cicloviaggio. E quella bicicletta, tra l'altro, Pietro, io ce l'ho ancora, telaio forcella ce l'ho, l'ho rimodernizzato, ho fatto un upgrade, sì, e la utilizzo ancora, pensa te. Quindi la bici è rimasta. Non era un Columbus, un acciaio, era una bottecchia dell'epoca che però, insomma, con una tripla. È ancora valida. Prime, e ancora mi fa fare dei viaggi. Cioè ancora riesco a utilizzarla adesso, i viaggi li faccio con un'altra bici perché la carico molto. Perché, però quella mi permette ancora di farmi i miei bei giri in montagna, eccetera, eccetera. Esatto, infatti anche prima mentre parlavamo è emerso che tu di viaggi ne hai fatti, ne fai e ne farai davvero davvero tanti. E la domanda è anche un po' quella, perché scegli la bicicletta? Voglio dire, c'è la macchina, c'è il treno, c'è l'aereo. Certo, ci sono tanti mezzi, però... Allora io innanzitutto sulla bici appunto mi sono formato, perché ho iniziato a muovermi in città quando avevo 14 anni per spostarmi. Sì. A me dà un senso di libertà, mi fa stare a contatto con i luoghi che attraverso, perché la macchina sei chiuso, la moto sei troppo veloce, a piedi sei lento, e io la bici l'ho trovata come l'estensione proprio delle mie gambe ormai, e quindi mi permette di fare magari, come ad esempio per andare al BAM, ho fatto da Pavia a Mantova 167 km in giornata, e mi permette di vivere il percorso, sento le pendenze della strada, i profumi quando sono magari in dei posti particolari, e mi permette di vedere degli scorci, mi fermo, faccio le foto, cioè questo penso che nessun altro mezzo ti dia questa possibilità, sì. E poi ad esempio io vado al lavoro, esco dal lavoro, e orario di punta, coda, gente che suona, io con la bici faccio la ciclabile, o comunque mi permette di intrufolarmi un po' dappertutto, stando attento naturalmente ai semafori, cioè, eccetera, sì, perché poi molti, giustamente, ci sono molti ciclisti che non rispettano il codice e gli automobilisti sono incazzati. Cazzo. E hanno ragione, magari si buttano in mezzo alla strada mettendo la mano, devi guardare perché 1,50 all'ora non può frenare di colpo, cioè ho le luci, quindi sono visibile. Quello è importante, il caschetto, occhiali, sempre, sì. È una questione proprio, devi anche sapere andare in bici, quindi certo, questo è importante. E a te ti ha aiutato ormai, cioè la usi davvero da per me, io non ho la macchina,
nel 2006 ho rottamato la macchina che avevo, poi sono andato a vivere all'estero, sono tornato e all'estero non avevo l'esigenza di avere l'auto. Premetto, non ho figli, quindi questo sicuramente incide magari, però ho anche visto all'estero gente muoversi con i bambini, col carrellino, sì, in Olanda i bambini sono all'interno di questi carrelli e dicono però in Olanda ci sono... c'è una mentalità e ci sono le strade attrezzate sì. per potersi muovere in sicurezza. Qua, almeno io vivo a Torino non c'è, adesso c'è qualche pista ciclabile in più, la mentalità ancora fa fatica, ma io sono positivo e dico se lo faccio io lo può fare assolutamente chiunque. Chiunque. Poi basta avere, dicono quando piove e quando e basta avere l'attrezzatura giusta. Ce ne sono tante di cose che succedono in bici e appunto questa è un'altra domanda che ti volevo lanciare, ne avevi già parlato prima e tu ti sei già preparato la risposta. È impossibile che me la fanno spessissimo al qual lavoro. È la cosa che ti emoziona di più quando viaggi in bici? La cosa che mi emoziona di più non era questa, era un'altra. Vabbè, la cosa che mi emoziona di più, come ho detto, è appunto la sensazione di libertà in solitaria, perché posso decidere di fermarmi e cambiare itinerario all'improvviso. Io ad esempio adesso ho in mente la Croazia, sì, è il prossimo però, viaggio, viaggio che dovrei partire il 6 luglio se tutto è confermato, e io il 5 luglio mi hanno anticipato le visite perché io ho fatto un cambio terapia da poco, ho introdotto l'ocrelizumab che è un medicinale arrivato in Italia a gennaio. Quindi ho fatto questo, sono delle infusioni, quindi con delle flemo. Okay. Ho fatto questo cambio terapia che il primo ciclo viene fatto in 2 giorni separati, quindi sono 600 millilitri, no centilitri scusa, comunque è una terapia, una flemo, però dovresti partire il 6 luglio. Il 6 luglio perché ho fatto appunto, mi hanno anticipato gli esami del sangue il 5 per farmi partire entro luglio, quindi mi sono venuti molto incontro anche i medici che a volte... Le persone pensano che i medici in realtà pensano solamente al loro punto di vista, invece io per fortuna ho uno staff che comprende anche la mia voglia di spostarmi, di fare, ottimo. E che non è poca cosa, no, ripeto, c'è anche il lato umano, quindi il 6 luglio se tutto va come mi auguro e come andrà, partirò per la Croazia, prenderò un treno, andrò, adesso devo ancora capire bene dove, non mi organizzo nulla come non mi sono mai organizzato nulla. Oh. Pietro ha visto delle foto di dove mi sono arrangiato a dormire in alcune notti in Francia. Le peggio cose, sì, ma sono bellissime in realtà per tipo noi. Nei garage sotterranei, case abbandonate. Spettacolo. Perché mi dico, ma non hai paura? Io dico, ma io al massimo può arrivare un cane... No, paura no, ma paura di cosa? Io ho più paura in città a muovermi in bici, esatto. Che quando sono in queste zone. Alla fine chi deve arrivare? Così tanto se ti devono fare del male, se ti deve capitare una cosa ti capita. Ti capita anche, cioè, anche dietro casa. Bravo, infatti. Ti capita, scendi dalla metro e ti passa una macchina o... Cioè, è fatalità, io la vivo così. Quindi l'idea è di andare in... partire, farmi la Croazia... E poi andare giù, vedere fino a dove arrivo. Ho 30 giorni perché mi attacco tutte le ferie insieme. L'unica cosa che chiedo capisco. È quella. E il prossimo anno spero di riuscire a fare qualcosa di più, ma poi ne parleremo quando sarà il momento. E comunque sì, Croazia, ex Jugoslavia, Albania, e poi chissà, adesso dovrò capire. Dove questa avventura mi porterà. Visto che sono tanti giorni, stiamo parlando di tanti giorni. Insomma, una domanda che mi viene da fare, che faccio sempre a tutti, è: noi siamo italiani, abbiamo una mentalità, appunto dicevamo prima, l'olandese ha una mentalità, il danese ha una mentalità, il tedesco ha una mentalità. La nostra mentalità è un po' sempre legata al mangiare. Insomma, sì. Per noi il mangiare è molto importante, e soprattutto quando vai in bici hai bisogno di energia. Insomma, sì. Come la vive un italiano che si sposta viaggiando? Io ho imparato, sono uno poco schizzinoso, nel senso che adesso vi racconto una cosa, magari fa ridere. Mia madre, la ringrazio per questo, mi ha sempre fatto mangiare di tutto. Non volevo pasta e fagioli a pranzo, alle 4 c'era pasta e fagioli, la sera c'era sempre pasta e fagioli, alla fine pasta e fagioli era buonissima. E ti abituavi? E quindi mi ha abituato così. Io l'unica cosa che non mangio è il fegato, perché non, proprio il gusto non mi piace. Per il resto mangio qualunque cosa. Tutto. E quindi questa pasta e fagioli mi è rimasta nel DNA, come dire. Te la prepari anche in viaggio? Più che altro io viaggio in autosufficienza, quindi vuol dire che mi porto anche il fornelletto, sì, tutto. Sì, sì, sì. Viaggio con 3 litri d'acqua, perché per fare la pasta più o meno ce ne va 1 litro. E quindi io quando sono ho la mia tenda, 2 litri d'acqua, e un po' di pasta, un po' di sugo, io... Posso fare qualunque, mi sento. Paradiso. Poi mi porto il miele, questo lo consiglio a tutti, miele con del pane, quindi anche il pan bauletto, queste robe qua, sì, del sì. miele, il miele è un ti dà energia pronta, l'assimili molto velocemente, ti aiuta molto.
Il caffè, quello sì, quel caffè devo dire che è anche quello solubile. Questo è molto da italiano. Sì, molto da italiano. Non dire solubile che sennò... Però, non so, però mancanza di niente, un surrogato è sempre... Va benissimo. Il caffè au lait in Francia, che quello che è, però va bene. Tanti il ricarico la sera di carboidrati, perché tanto pasta, bruci catena, tantissimo, sì. E dolce al mattino, perché tanto quelli li fai andare come niente, e ricordarsi sempre di mangiare anche frutta e verdura, perché esatto, aiutano assolutamente anche per sali minerali e vitamine, quindi frutta sempre, io me ne porto sempre frutta secca, frutta, sì. Banane, pesche, cioè tutta la frutta di stagione, proprio, quello sì. Sempre, perché comunque mangiare alla fine è la benzina che noi mettiamo nel nostro corpo, certo, quindi certo. Io quando viaggio ho sempre cibo con me, sempre, piuttosto delle scorte, perché se ti viene una crisi alimentare è una cosa non piacevole, okay. Mi porto sempre, come dicevo prima Pietro, anche d'agosto il Kiwi, mi porto sempre una, sì, una la maglia termica, perché comunque se ci sono sbalzi termici di giorno prendi un sacco di sole, poi uno sbalzo termico di 10-12 gradi, 15 gradi, patisci. Sì, sì, e sì, nel sì, mio sì. Caso con patisce chiunque, poi nel mio caso con la spasticità la muscolatura non si deve irrigidire. Esatto. Quindi io mi porto poca roba in viaggio, però gli indumenti giusti, quelli tecnici. E poi conosco un sacco di gente, situazioni particolari. Ho viaggiato con un ragazzo, con ho fatto un anno nel 2015, ho fatto Biarritz, il Cammino di Santiago, quindi tutta la Spagna del Nord, tutto il Portogallo fino a Siviglia. Wow. E poi da Brianzon ho fatto il Monginevro e sono tornato a Torino, l'ultima wow. tappa. Wow. Ho fatto 2546 chilometri, ho avuto un mese di tempo. E lì, prima di arrivare a Santiago de Compostela, per 3 giorni ho viaggiato con un ragazzo di Cork, che ho conosciuto fuori da un supermercato, e noi abbiamo viaggiato 3 giorni insieme. E abbiamo parlato in inglese, col mio inglese, che non è perfetto, però sufficiente per farmi capire. Ma poi ho incontrato tanta altra gente in Francia, persone che mi hanno ospitato anche solo per mangiare qualcosa a casa e controllare internet. Adesso all'epoca c'era ancora il roaming, quindi non c'è, sì, me lo ricordo. Adesso non c'è più, e quindi è più facile, già però tra virgolette è più facile, è vero. Consiglio a tutti di usare l'app maps.me, perché sì, lavori sì, in sì, roaming sì. E comunque ti dà le informazioni dove possono esserci dei campeggi, puoi aggiungerli tu i campeggi, sì. Se vedi un posto che non è segnalato ti dà molte informazioni, lavora offline, è molto comodo, basta scaricarsi le mappe prima. E per me il viaggio, come ti dicevo prima Pietro, è il viaggio stesso, sono la gente che incontro, le ore che sto in bici, per me è quello il viaggio, quello che vedo. Magari a volte mi perdo, non so, il museo particolare, la... Sì, ma la neanche a me è una cosa che interessa. Però vedo degli scorci che... Perché il museo alla fine me lo posso vedere anche, prendo un aereo, vado lì, mi guardo... Invece in bici vedo degli scorci, mi fermo a fare delle foto, io sono uno di quelli che si ferma a fare foto, tant'è che quest'anno ho comprato un action cam da mettere sul caschetto con un comando remoto, così quando sono in discesa, perché non posso con 50 kg ai 50 all'ora fermare la bici, dillo a me. Però posso, posso filmare, posso fare le foto. Sì, sì, sì. Quindi sì, no, mi sta raccontando un tipo di viaggio che mi ricorda anche che molto il mio. Tu comprendi bene, che da quello che ho capito. Mi ricorda molto il mio, e invece... visto che tu hai accumulato tanta esperienza, qual è il consiglio che daresti al Fabio che si appresta a 16 anni o a 17, 18, sì? Quando era ancora tra virgolette un po' più giovane, acerbo, qual è il consiglio che gli daresti al Fabio che si appresta a fare la sua prima avventura in bicicletta, che sta per dare allora, la sua prima pedalata? Ve la dico perché questa fa parte dell'ultimo mio viaggio. Allora, il fatto di andare a sulla linea, diciamo, a Gibilterra è nata nel 94. Perché? Perché noi, appunto, acerbi, faceva caldo, viaggiamo di notte, ma senza caschetto e senza illuminazione. Ah. Siamo tornati dalla Francia di notte, perché in un giorno l'abbiamo fatto, sia l'andata che il ritorno, a Feletto, una macchina si è fermata davanti a noi, ci ha detto siete pazzi, ci ha caricato in macchina, una a uno, me la ricordo, ci ha portato a casa sua, e questo era un ragazzo, adesso non ricordo il nome, però me lo ricordo, lui me lo ricordo, era un ragazzo che aveva fatto Torino-Gibilterra in bici, e quindi capiva benissimo il nostro stato,
E da lì, dal 94, mi è rimasto in testa Gibilterra. E nell'ultimo viaggio, nel 2017, ho fatto Barcellona-Gibilterra, che poi sono arrivato a Tarifa un po' dopo, perché mi era rimasto, a parte che dovevo finire l'Andalusia, comunque la Spagna del Sud non l'avevo Sì. fatta, e poi mi era rimasto nella testa questo Gibilterra. Quindi al Fabio di all'epoca direi: mettiti un giubbino catarifrangente, comprati due lucci, mettiti un caschetto. Esatto, quindi Quello gli devi dire. ricordiamo, infatti, la sicurezza, È ragazzi, in importante. strada non si Perché scherza, anche un non si scherza. automobilista non, deve avere anche il, non bastano le luci, anche il giubbino, perché magari vede una lucina in lontananza e non capisce cos'è. È giusto che non siamo soli noi sulla strada ed è giusto che le cose si facciano, è divertente, bello, può però essere anche pericoloso, bisogna farle con testa. E non Esatto. voglio A fare, proposito, no, ma è giusto cioè, così, ma anzi, sottolinearlo. a proposito, ecco appunto, visto che abbiamo parlato di fare le cose con testa, perché mi fa ridere? Perché E ancora in poi? mente, nella mia testa, le parole dei miei genitori, dei miei amici, familiari, Certo. che mi dicevano: ma tu sei pazzo, Che cosa a stai me lo dicono facendo? sempre. Ecco, io sono un po' la pecora nera della famiglia quando si parla di viaggi così un po' hardcore. A te che cosa ti hanno detto? Ma allora, mia madre, qui quando penso alla mia famiglia stretta, penso a mia mamma, oggettivamente, non mi dice molto perché. Forse l'ho abituata già con le gare, con i Sì, match, ebbene, andavo all'estero, ripensandoci, andavo a Ginevra, in effettivamente. Francia, sono stato all'Île de la A darti le Réunion, mazzate, cioè non è che andavi e a quindi lei contare i probabilmente fiori. Cioè. è stata un po' abituata Anzi, ho che, detto finalmente una cosa tranquilla. finalmente una cosa tranquilla, e lei è come me, non pensa al peggio. Ottimo. E forse l'ho preso da lei questo spirito, non lo so, non saprei perché lei non ha mai fatto un viaggio in bici, però mia madre, cioè, naturalmente quello che faccio è adesso mi faccio sentire, ecco, perché Certo, io, certo, ecco, una certo. cosa che premetto, io il telefono ce l'ho staccato tutto il giorno, lo tengo solo per far foto o guardare Maps.me, però il telefono è un elemento di distrazione, non me ne frega niente di ricevere la Sì. notifica. Lo accendo la sera, se c'è rete, carico magari appunto sul blog o quant'altro, mando il messaggio a mia madre, la sento tramite ormai WhatsApp, che se c'è internet, le dico sto bene, sono qua, lei mi segue su Google, mi guarda dove sono e bon, però Esatto, no, visto non anche è. che ci sono tanti ragazzi, magari giovani, che stanno ascoltando, guardando questo video, perché ripeto, voi magari state ascoltando il podcast o state vedendo il video, stiamo facendo due cose insieme, è Sì, tutta una cosa sperimentale qui, però appunto ci fate proviamo. sentire tranquille anche le persone. Sì, quello è importante, Beh, mandare un tu lo puoi dire messaggio. che, tra virgolette, sei anche, non sei più un ragazzo come No, me, insomma, lo no, vedi, magari lo capisci anche di no. più, no, questa Sì, cosa qua. perché io quando io feci i miei primi viaggi nel 94 non c'era Non c'è niente, internet, figurati. noi facevamo quando facevamo le collect call, che all'epoca tu praticamente chiamavi dalla cabina. Questo è bellissimo. E a carico della persona che riceveva la Sì? chiamata, lui si incaricava la spesa Sì. e parlavi, chiamavi, magari arrivavi, sto bene, poi magari chiamavi dopo 4 giorni. All'epoca era così, all'epoca, quindi mia madre ha vissuto quell'epoca, diciamo. Probabilmente le mamme di oggi, e tua mamma, è più abituata al telefonino, Figura, WhatsApp, però devo dire che lei si è aggiornata, usa WhatsApp, usa Skype. All'epoca, quando era a Londra, che non c'era WhatsApp, C'era c'era Skype. Skype, lei usava Sì. Skype. L'importante è mandare un messaggio la sera e dire: sono tutto a posto, Assolutamente. sto bene, non raccontare palle, perché tanto le palle adesso Alle senza gambe andare alle corte. gambe corte non è un modo di dire. Se ci sono problemi, Si dirlo. dicono Perché assolutamente. comunque è inutile. Io ho una malattia e viaggio, ma non faccio l'eroe, premetto. Io non lo faccio, Esatto. non devo dimostrare niente a nessuno. Al massimo dimostro qualcosa a me stesso, ma neanche, perché cioè, quello che devo dimostrare, penso di averlo dimostrato facendo le mie gare, facendo le mie cose. Però non è è una sfida, come hai detto te, ma perché non voglio cedere, voglio mantenere la mia identità. Però non mi voglio mettere sicuramente in situazioni di pericolo, Sì, quindi no, questo quello è diciamolo, sbagliato, cioè fare gli assolutamente. spacconi magari per i ragazzi più giovani, far vedere che Non serve a non serve a niente, niente, no. non serve a niente, non ti godi, non è lo spirito, cioè deve essere una vacanza, deve essere un qualcosa che ti Di piacevole, arricchisca, certo, ti sì. deve arricchire, deve essere a contatto con situazioni che non conosci, con persone che non conosci, con mentalità, con culture Ecco, diverse. visto che abbiamo detto
tu hai fatto appunto il tuo primo viaggio quando, nell'anno in cui io sono nato. Sì, esattamente. Che per me è impressionante, però penso anche per te. Che cosa pensi o hai visto che è cambiato? Perché nel senso, per me, io l'ho vissuto il cambio del roaming, perché ho iniziato a viaggiare prima che cambiasse il roaming. Allora, però tu, cioè, appunto, mi parlavi adesso addirittura delle cabine telefoniche. Sì, cioè, per me non esiste. No, capito? Se li vedi solo a Londra perché le lasciano lì. Che sono carine. Sì. Esatto. Allora, sì, è cambiato quello. È cambiato il fatto che ormai. Io, quando, vabbè, io il primo telefonino l'ho avuto nel 1998 ed era il Motorola, che praticamente era un'arma, un oggetto contundente. Sì. Era un'arma di distruzione di massa che lanciato contro un cartongesso lo bucava. E... però adesso sei in un post, sei in contatto con tutti, Instagram, Facebook, il blog, cioè è tutto in tempo reale. Le distanze veramente si sono accorciate. E tu come lo vedi questo? Cioè... allora, secondo me è... molto positivo, sì, per quanto riguarda appunto la comunicazione, il fatto di far vedere a tutti magari delle esperienze, quindi per la condivisione lo trovo una cosa molto bella. D'altra parte spero che non sia un luogo comune o io non voglio dire che una volta si stava meglio, quando si stava peggio, ai miei tempi era meglio, perché non è vero, però le nuove generazioni forse hanno una capacità di interagire face to face minore della nostra, perché io sono fortunato, perché sono quella generazione a cavallo tra il ci vediamo alle tre in piazza e la parola era quella, ai social network, sì, perché ho utilizzato, certo, sia uno che l'altro. Mentre invece le nuove generazioni sono abituate a, magari io sono a casa mia, tu sei a casa tua e comunichiamo su Facebook, me lo raccontano magari i figli dei miei amici, perché ho anche amici con dei figli che possono avere 14 anni, quindi io ne ho 42, magari amici di 50 anni, sì, che hanno figli già su 14, 16 anni, e non c'è il citofono. Io mi ricordo che chiamavo a casa, parlavo col genitore, sono Fabio, posso parlare con Monica, e quindi c'era anche quella cosa, adesso non esiste più, adesso è diretto il rapporto, tac. Ma, e invece anche dal punto di vista dell'attrezzatura? Dell'attrezzatura tantissimo, io adesso ci sono la dinamo al mozzo, la possibilità, gli work che ti permette di caricare i dispositivi nell'amperaggio a 5 volte, ti carichi appunto il telefonino, perché ormai tutti abbiamo il telefonino minimo, poi abbiamo l'action cam sul caschetto e poi... Io ho due di action cam, il appunto, telefono, la macchina fotografica, e quindi abbiamo bisogno di elettricità, abbiamo le power bank sempre più potenti. È cambiato tantissimo. Poi le anche borse, le biciclette. Tu com'è che hai rimesso? Allora, all'epoca ero andato via con lo zainetto. Nel 94 avevo lo zainetto dell'Invicta con la padella col manico che usciva fuori. Spettacolo. Adesso ho le Ortlieb, beh, sono waterproof, sono tutto attrezzato. Ovvio che per noi, quando si cresce, cambia solo l'importo del giocattolo. Quando siamo piccolini il giocattolo costa un tot, quando cresci la bici costa un tot, le borse costano un tot, cambia l'importo. Bellissimo. È sempre un bel gioco comunque, se lo vogliamo vivere ancora così, e deve essere, credo, anche vissuto un po' come un gioco. La vita deve essere presa seriamente per certi aspetti, ma anche nella malattia, come nel mio caso, deve essere, sì, vista anche come un gioco. Vabbè, io ho la spasticità. Però chi se ne frega, faccio i viaggi di 2000 km i viaggi di 2000 km con le mie precauzioni. Al mattino non sono di quello che alle 7 riesce a partire, perché ci metto tanto tempo. No, io figuro, cioè, anch'io, ma per altre ragioni. Parto alle 10:30 e devo mangiare. Prima cosa mangio come un lupo, che è il mio soprannome, ma adesso, a parte quello, mangio come un lupo, perché comunque l'energia ne fa andare una quantità pazzesca. E una cosa che ci tengo a dire, perché molti mi dicono ma non è paura, ma e poi a detta di molti cicloviaggiatori, io ho parecchi amici che fanno viaggi in bici, poi insomma si è allargata la cerchia al BAM, quando ho ascoltato il racconto di personaggi che hanno fatto delle imprese pazzesche, certo, di persone che sono in viaggio magari da anni. E che effettivamente cosa ho notato è che quando sei in viaggio in bici
le persone si incuriosiscono a te e in qualche modo vogliono essere parte del tuo viaggio, aiutandoti. A me è capitata questa cosa di ogni volta che ho bisogno, come nelle fiabe di Prop, no? Che c'è l'aiutante, c'è l'opponente, e io ho trovato sempre un sacco di aiutanti. Nel momento del bisogno mi giro e c'è qualcuno che mi indica la strada, c'è qualcuno che mi dice: oh, no, ma guarda che lì c'è un campeggio, anche se non è segnato sulla mappa. Quando volevo andare a Granada e sono andato poi in pullman perché non avevo il tempo per andare fino lì in bici, sono arrivato a Castel de Ferro in un campeggio lì e ho chiesto un'informazione a un signore che mi ha detto: ma guarda che fra 200 metri c'è un campeggio, e non era segnato su Maps.me, e poi l'ho segnato io. E funziona così, gli aiutanti, cioè se tu hai una buona predisposizione, sei aperto, sì, le persone lo recepiscono. Devi stare sempre attento perché ovviamente sì, i pericoli sì, ci possono essere, però riscopri il genere umano, ti rendi conto che in fondo le persone, perché in città, nelle città, io parlo di Torino, la gente è molto busy, deve correre, deve andare al lavoro, e sono tutti chiusi in macchina, muoviti, tu sei un cazzone, sì, muoviti, sì, 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 e quindi cioè, sono tutti chiusi. Quando sei in viaggio in bici, che sei più predisposto, il tempo si dilata, arrivi con un sorriso, non hai l'incombenza che devi timbrare alle 8 del mattino, tutte queste è cose, diverso, non devi andare a prendere tuo figlio a scuola, non devi andare all'esame, non c'è tua madre che ti cazzo, se tutto si rilassa, le persone sono più rilassate, cioè normalmente nel viaggio sei più rilassato, sei più predisposto tu a parlare. Infatti io il Garmin, che ce l'ho perché ho 1000 dispositivi anch'io, lo uso quando entro in una città grande per cercarmi il posto dove andare a dormire perché magari l'ho prenotato, allora la via quella, ma se no mi piace chiedere alle persone, poi uso Maps.me, uso Google, però mi piace chiedere perché è un modo anche per parlare con le persone, perché le persone poi sanno delle cose, come tu sai qualcosa di Milano, io di Torino, che il navigatore non te lo dirà mai, non ti dirà mai: sì, ma vai lì, però vai a mangiare una cosa lì che quello cucina bene. E in quel modo vivi realmente quello che è il luogo, l'attraversi, diventa parte di te, le persone che interagiscono con te diventano parte del tuo viaggio e ti arricchiscono. E a loro volta si arricchiscono perché, ripeto, sono curiosi. A me in Francia, ti racconto un aneddoto che mi è capitato, che non ti ho raccontato prima. Io nel 2013 ho fatto Torino-Barcellona e l'ho fatta ad agosto, io poi non ho mai più voluto viaggiare ad agosto. Arrivo a Carrò e continuavano a dirmi che i campeggi erano complete, c'era io la bici e una tenda piccola. Allora a un certo punto ho detto: io so che in Francia non puoi fare campeggio libero, però dove dormo? Mi ero stufato di pedalare, perché a una certa hai voglia di riposarti, di mangiare qualcosa, di stare tranquillo. Allora ho pensato: vabbè, tanto chi è che mi può cazziare? La polizia, la gendarmerie. Allora sono andato dalla gendarmerie e gli ho detto: io arrivo dall'Italia, ho il passaporto, ho i soldi, faccio vedere il banco, ma di tutto, non ho soldi, non voglio spendere 100 euro per una stanza in albergo, vorrei stare in un campeggio, una tenda e una bici. Questi si sono informati, erano curiosi del mio viaggio dall'Italia, eccetera, eccetera. Mi ricordo che lì probabilmente il graduato ha alzato il telefono, ha chiamato il campeggio del posto, gli ha detto che c'era un collega che aveva bisogno di un posto per dormire in bici, e il posto è arrivato. Trovato. Quindi veramente dipende molto come ti poni. Cioè, se tu ti poni in un certo modo, secondo me tutto è possibile. Tutto è possibile, le persone ti vengono incontro, cioè gente che mi ha dato una mano, arrivavo nei campeggi, persone che mi hanno offerto il dolce, che da dove vieni. È capitato anche a me con le birre, tante di quelle cose. Le birre, l'ultimo viaggio, un francese che viveva lì in Spagna, sposato con una donna lì. Io ho detto due parole in francese, lui si è preso bene e mi ha fatto ubriacare, perché tre medie per me così è stata una botta, certo. E continuavo a offrirmi da bere, soprattutto gli ho detto no grazie, basta, però è così, insomma. Sto vedendo anche adesso mentre parliamo, tu hai fatto davvero tante esperienze, ce ne sarebbe da parlare a voglia, però quindi ti faccio l'ultima domanda, che è quella: c'è stato un luogo nei tuoi viaggi dove, non so, in qualche modo ti sei sentito come non ti sei mai sentito in vita tua? Io ti do un esempio, per me è una panchina lungo il Liffey River di Dublino, cioè in quel punto lì io mi sento come dire in paradiso, mi sento ho capito la sensazione, mi sento libero, mi sento diverso, mi sento davvero me stesso. A me è capitata, allora io ho fatto il giro della Sardegna nel 2016 a ottobre, quindi non c'ero neanche
le pecore. Neanche in i sardi giro. C'erano. Non c'era niente. Ok. Allora, a un certo punto, un po' prima di Calassetta, l'isola di Sant'Antioco, non c'era niente aperto, c'era un chiosco con un signore che stava lavorando, dove davano appunto da mangiare, con il bagno, e mi sono fermato a cenare lì. Ed era aperto dalle 8 alle 11, e poi gli ho detto, ma non c'è nulla dove dormire. E lui, c'era questa caletta bellissima, e lui mi fa, ma mettiti lì con la tenda, fate tranquillo che qua è proprio tranquillo. Io ho aperto la tenda, si chiama Cala Sapone, in questa caletta, c'era una luce, una luna pazzesca, c'era il suono del mare che mi ha cullato, questa luce bellissima, io mi sono addormentato proprio con il rumore del mare, ed è stata una, mi sono addormentato veramente, non so, è una sensazione di libertà, ero lì in mezzo al nulla, in buio completo tranne questa luna. Ed è stata una sensazione proprio di libertà, e mi sentivo spensierato, ero sereno, ecco. Bello. Se dovessi definirlo, mi sono sentito proprio al di là della malattia. Lì non pensavo di essere malato, non ho pensato in quel momento alla malattia, perché purtroppo la malattia mi accompagna 24 ore su 24, da quando mi sveglio che ho problemi, quindi è un pensiero costante che è lì, sempre. E in quella notte, in quel momento, me lo ricordo benissimo, non ho pensato a lei. Sono riuscito a... Malattia chiede... Malattia ti chiede attenzioni continue. E sono riuscito a distogliere le mie attenzioni e a concentrarle su altro. E quel momento me lo ricordo molto bene, come se fosse stato ieri sera. Ricordo proprio la sensazione di serenità, libertà. Mi sentivo leggero. Mi sentivo libero. Libero anche dalla malattia in quel momento. È una gran bella sensazione. È stata una sensazione molto molto particolare che custodisco e che ricerco tutte le volte che sono in bici e che provo anche quando esco dal lavoro e c'è il traffico e io invece riesco a svignarmela in qualche modo. La sensazione di libertà, la libertà di non fare la coda, la libertà, beh, rispetto ai semafori, come ho detto prima, gli incroci, però io non sto in coda. Cioè io non so cosa sia la coda in macchina. L'ho provata perché anche io ho guidato, ogni tanto occasionalmente guido, ma non... E quando piove mi sento libero comunque, con gli indumenti giusti, non è un dramma, davvero. Questo è molto bello, e quindi abbiamo capito che veramente tu ne avresti da raccontare proprio Pacchi, visto che viaggi appunto da quando io sono nato, che per me suona strano, però è molto bello. Quindi facciamo così, visto che tu hai un blog molto ben fatto, molto completo, dove racconti il percorso che tu stai facendo, ci tengo ancora una volta a dire, appunto, andate su 160cm.it, trovate un po' tutto quello che Fabio sta vivendo, e appunto in descrizione, mi raccomando, trovate anche il link per il progetto del macchinario di cui abbiamo parlato, che ripetiamo serve a tutti, quindi è una cosa, è una colletta pubblica che fa bene a tutti noi. Quindi Fabio, io ti ringrazio ancora. Io ringrazio te per l'opportunità e per averti conosciuto. Assolutamente, per me è stato davvero un piacere. Ci rincontreremo. Nel frattempo vi ricordo anche che Fabio ha una pagina Instagram e una pagina Facebook, sì, giusto? Sto viaggiando con la sclerosi, la pagina Facebook. Trovate tutto in descrizione, mi raccomando, seguitelo questo ragazzo, perché ha ancora tante cose da raccontare. Noi abbiamo toccato proprio la superficie, la punta dell'iceberg, però visto che noi già abbiamo già deciso che ci rincontreremo, sì, perché dobbiamo... Mi piacerebbe a me raccontare ancora meglio tutto il percorso che stai facendo, ripetiamo, giorno per giorno, che è questa la grande sfida che sta affrontando Fabio. Quindi io e tutti quelli che ti hanno seguito fin qua, ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. Restiamo connessi con te, e quindi niente, aspettiamo di rivederci finita questa tua avventura, e soprattutto cerchiamo di davvero dare una mano a questo ospedale, a Fabio, tramite Fabio, di comprare questo macchinario, e ripetiamo, dare un'opportunità a tutti quelli che sono malati di questa malattia, Che hanno spasticità e che hanno bisogno di incoraggiamento, hanno bisogno
di non tanto di essere compatiti, ma di essere supportati, di essere spronati. Sproniamoli, diamoli supporto e quindi contribuite al link che vi ripeto trovate in descrizione. Quindi ragazzi, Fabio, grazie ancora per questo, grazie a te, per grazie questo, per questa bellissima chiacchierata, per questo podcast, per questo video, perché avete visto, tra l'altro, non chi sta guardando, sentendo il podcast, ma chi sta guardando il video, l'inquadratura è cambiata perché mi è morta la macchina fotografica, la mia LX15. Insomma, ci abbiamo provato, stiamo trasmettendo con un faro che ci punta addosso. Tutto questo, quelli del podcast non l'hanno visto, quindi vi ricordo che trovate l'intervista anche su YouTube, sul mio canale YouTube, su Instagram e anche sul mio sito web. Penso che abbiamo detto tutto, abbiamo marchettato, smarchettato, sì, tutto. Sì, devo dire che la favela non ci mancava. Abbiamo parlato per circa un'ora, tra l'altro, ed è volata. Quindi adesso accompagno Fabio a Milano Centrale. Con le centrali che hanno fatto un banchetto pazzesco. Sì, sì. Tra l'altro con lo skyline di Milano qua dietro, che è sempre più uno spettacolo, ma noi stiamo tirando per le lunghe e Fabio deve andare a prendere il treno. Quindi ragazzi, sì, vi saluto. E mi raccomando, link in descrizione, non c'è bisogno che ve lo ripeto. Fabio, grazie ancora. Grazie a te. Ci vediamo a Torino. Ciao. Ok, ciao. Ciao.